Costruire una rete di biobanche per valorizzare la ricerca e connettere il sistema toscano alla rete nazionale e internazionale. Questo l'obiettivo che si pongono Regione, Distretto di Scienze della Vita, di concerto con le Università di Pisa, Firenze, Siena e la rete ospedaliera per consolidare un network a servizio della salute del cittadino. Le biobanche raccolgono materiale biologico utile alla ricerca clinica. Sono sparse in molte strutture sanitarie e assieme a Lombardia e Liguria la Toscana tra le più attive in Italia nel supporto nella regolamentazione delle biobanche. Si è parlato di questo e molto altro al quarto incontro di Meet the Life Sciences che si è tenuto questo 11 dicembre a Firenze nella sede della Fondazione Fjorgen. Tra gli interventi quello di Marcus Pasterk della Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure, la infrastruttura paneuropea che coordina tutte le biobanche. The objective of this new entity is to first easy the access. Facilitare l'accesso ai campioni biologici in Europa, in secondo luogo quello di standardizzare, armonizzare le procedure di raccolta, conservazione e analisi dei campioni e in terzo luogo aiutare gli stati membri e le biobanche stesse a promuovere la ricerca. Promote science using these samples. I think Italy is actually L'Italia è ricca di molte biobanche, magari diverse e magari in una situazione un po' frammentata. Quindi quello che manca, per questo motivo il BBMRI Italia è un nodo di grandissima importanza, è proprio la capacità di mettere insieme queste realtà che esistono. E per quanto riguarda il livello regionale, i tre punti fondamentali, le tre attività da svolgere sono innanzitutto una valutazione, un censimento di quello che esiste, in secondo luogo una possibilità di mettere insieme le risorse e in terzo luogo quello di rendere accessibili queste infrastrutture all'interno della regione ma anche al suo esterno. Che una delibera della Giunta regionale approvata il 25 novembre scorso indica la strada per metterle a sistema tra Atenei, Servizio Sanitario e Fondazioni Scientifiche. Quello che vogliamo fare noi è costituire una rete, un network toscano che metta a valor comune queste collezioni, di questo si tratta, perché questo può potenziare le possibilità della ricerca scientifica, mettendo a valor comune per la comunità dei ricercatori questi basamenti informativi. E questo è il primo passo che ci può consentire di essere in modo credibile presenti nella rete italiana delle biobanche che si è costituita in ottobre. Noi abbiamo fatto subito la delibera a novembre e oggi a dicembre ne discutiamo, perché poi la nostra ambizione è poter essere presenti nello scenario europeo come regione laboratorio che mette insieme i nostri centri di ricerca e il servizio sanitario, perché ricordiamoci poi l'obiettivo finale è la restituzione ai cittadini in termini di salute e di qualità dei servizi. Ma non dimentichiamo anche la ricaduta in termini di sviluppo economico che questo produce. Ma la Toscana, come regione virtuosa, si candida a guidare questo percorso di innovazione.